E con Ivano Carosi al Bar Manù e con i miei libri. Vedete cosa ha fatto Ivano Carosi? È venuto a trovarmi qua al Bar Manù e ha portato i miei libri. Già ne aveva parlato dei miei libri. Ha portato questo, che era la rama e la rosa, vedete che bello? Ha portato questo. Va bene, va bene. Vedete, ha portato questo. Poi vedete che bello, ha portato pure questo, l'Alba delle Aquile, guardate che roba. L'Alba delle Aquile, non so dove l'abbia trovato perché qua c'è anche una dedica, ma Ivano Carosi l'ha trovato, già con la dedica l'ha trovato Ivano Carosi. Poi ha portato questo, guardate, questo è stato il mio primo romanzo, guardate che, le rose del Vaticano, guardate che spettacolo, guardate che spettacolo. Guardate che sorpresa. Poi ha portato anche questo, il tribuno egizio. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, guardate. Guardate che meraviglia. E poi ha portato anche, ovviamente, la stirpe del serpente, vedete? Perché adesso c'è l'ebook, ma questo è un libro, come si dice, un cartaceo, si dice, è un cartaceo. E poi c'è anche la foto di... Vedete qua la Leda con il cigno, perché pare che adesso sia stato scoperto, sia stato rinvenuto, che so, un'immagine dove c'è il dio Giove, si trasforma in cigno e fa l'amore con Leda, la Leda, vedete che, ecco la stessa del serpente, questi libri che già li aveva tanto onorati Ivano Carosi su Facebook, Beh, eccolo qua, li ha portati. Poi Ivano Carosi, si dà il caso che abita, non abita a Roma, abita qua nel Lazio, a Fabbrica di Roma, a Fabbrica di Roma abita anche Luca Bufarini, Ivano Carosi e Luca Bufarini abitano entrambi in una zona etrusca, qua a nord di Roma, Fabbrica di Roma, e Luca Bufarini ha scritto pure un libro con la mia prefazione. E adesso invece Ivano Carosi porta qua. Ma che bella idea che hai avuto, caro Ivano. Dopo volevi la dedica, Eh sì, vero? grazie. Ma io te la metto volentieri la dedica, sai? Guardate che roba, guardate qua che roba. Queste sono le fatiche di Ercole, guardate che roba, guardate che roba, che spettacolo, bravo. Molto bene, insomma siamo qua al Bar Malù, siamo qua al Bar Malù e prima abbiamo parlato delle varie questioni e ho detto bah, parleremo di queste varie questioni, ma poi mi ha fatto vedere i libri, io ho detto no, parliamo dei libri, visto che li hai portati, visto che vuoi la dedica, parliamo dei libri. Poi io gli ho detto che lavoro qua al Bar Malù dalle 6 alle 9 del mattino, ma io pensavo che abitasse a Roma, e che se sapevo che abitava a Fabbrica di Roma, che è un po' più lontano, gli dicevo guarda che ci vediamo di pomeriggio, ci vediamo, invece no, vedete, è venuto qua, è venuto qua alle 7 e mezza del mattino, pensate un po' che roba, eh. E poi mi sorprende tanto, una cosa mi sorprende tanto, che lui quando ha presentato questi miei video su Facebook, li ha presentati su Facebook, su Facebook li ha presentati questi libri, tutti su Facebook li ha presentati, ha scritto pure una cosa pubblicamente, ha scritto pure pubblicamente, ha scritto, lo vede prof quanto io le voglio bene? È vero. Ha scritto questo pubblicamente, allora io mi meraviglio tanto, mi meraviglio, È perché vero. Ivano Carosi mi vuole bene, che meriti ciò, che merito ciò, ebbene, il bene, il male, e mi viene in mente l'antica religione di Zoroastro, Zarathustra, no? Che prevede che ci sono due divinità, il bene e il male, il bene è Ahura Mazda, Ahura Mazda, il male è Arimane. Ahura Mazda, e poi c'è anche la bella vettura giapponese, la Mazda, c'è la Mazda, una grande vettura, eh? La Mazda, la Mazda, la Mazda,
prende il nome dal dio di Zarathustra, dal dio Ahura Mazda, il dio del bene, il dio del bene, il dio del male. Poi ci sono i misteri, perché abbiamo parlato prima fuori con Ivano Parosi, abbiamo parlato del grande fisico nucleare Max Planck, premio Nobel per la fisica, il quale diceva che l'uomo non può scoprire il mistero dell'universo, perché l'uomo fa parte di questo stesso mistero. Ecco, cari amici, Ivano Carosi in carne ed ossa, vedete? Sì, un saluto a tutti gli amici, qui dal Barmalù della Garbatella, insieme al grande Serafino Massoni. Bravo Ivano, grazie, ti ringrazio tanto. Bravo, grazie a te Serafino. Quindi, a tutti gli amici di YouTube, ma soprattutto di Facebook, tanti cari saluti da Serafino Massoni, che con Ivano Carosi sta qua al Barmalù della Garbatella. Ok?